non hanno fatto mancare tutto il loro calore gli aretini nelle due piazze dove si festeggiava il Capodanno, Piazza San Francesco e Piazza Sant'Agostino. Nonostante un 2015 soprattutto sul finire molto difficile, in tanti hanno voluto comunque festeggiare l'arrivo del nuovo anno. Con il divieto imposto dal sindaco Ghinelli, anziché con i botti, lo hanno fatto con il lancio delle lanterne. Sindaco, una festa in due piazze, è stata una scommessa vinta, avete portato la gente in piazza, ce l'avete fatta. Alla fine sì, e non è stato facile, perché come sapete all'inizio sembrava quasi che si dovesse rinunciare, poi grazie alla buona volontà di questi ragazzi si sono messi in piedi addirittura due manifestazioni, Piazza Sant'Agostino alle nostre spalle e Piazza San Francesco. Le piazze sono stracolme, la gente, nonostante tutte le difficoltà di Arezzo di questi ultimi periodi, si vuol divertire e almeno stasera vuol dimenticare le tristezze. E quindi con queste lanterne che sono volate in alto, tanti sogni che speriamo gli aretini possano veramente avverarsi. Sotto il profilo della cronaca è stato un Capodanno tutto sommato tranquillo. Due piccoli incidenti stradali, alcuni casi di coma etilico e 7 i cassonetti incendiati a cavallo della mezzanotte, tutti episodi che si sono verificati in città. Gli incidenti sono avvenuti alle 2.30 del mattino, protagonista una cameriera di 25 anni che al rientro dal turno di lavoro è uscita di strada. Trasportata al pronto soccorso della Fratta in codice giallo, ha riportato due costole rotte. L'altro alle 6 del mattino in Valdarno, un ragazzo di 22 anni uscito anche lui di strada con la sua auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberarlo, portato alla gruccia in codice giallo. 13 casi di coma etilico, tra cui alcuni minorenni, ma per fortuna nessuno grave. La prima multa dell'anno è toccata invece ad un automobilista albanese che aveva parcheggiato la propria auto in piazza Guido Monaco in modo da ostruire completamente la circolazione. Sul fronte invece delle culle spetta all'ospedale San Donato sia l'ultimo nato del 2015 che il primo del 2016. L'ultimo a venire alla luce nell'anno vecchio è stato Francesco, nato alle 19.39 del 31 di dicembre. Il primo nato del 2016 è invece Hector Varoma Matos, nato alle 8.35 del 1 di gennaio. I genitori sono di origini cubane ma vivono a Lucignano ormai da 15 anni. Grazie di tutto, che devo dire, il parto è andato abbastanza bene, però ho patito un pochino io. E mi auguro tante cose buone e tanta fortuna, perché è quello che abbiamo bisogno qua, veramente, no? E per fortuna sono un po' fortunata di trovare sempre delle persone brava, perché è una fortuna trovare un straniero, una persona brava in un altro paese.